Buongiorno a tutti in questa edizione settimanale di Web di Puglia. Passiamo alle notizie. Proseguono le attività dei volontari FAI di Conversano, del gruppo FAI di Monopoli, che hanno presentato giovedì 16 maggio alle ore 18:30 nelle iniziative del maggio conversanese, nella sala conferenza del Castello, un incontro sulle chiese scomparse di Conversano. L'evento è stato promosso dall'amministrazione comunale. Finalità della manifestazione è far scoprire importanti particolari del notevole patrimonio storico e culturale della città. Una ricerca sulla toponomastica cittadina curata dal dottor Antonio Fanizzi e pubblicata nel 1990 sulla rivista Storia, Cultura e Terra di Bari ha rivelato l'esistenza nella città di Conversano di chiese delle quali si era persa ogni traccia, e nello scorso novembre il canonico Don Angelo Fanelli ha pubblicato un opuscolo che racconta la visita pastorale di Monsignor Gennaro Carelli, vescovo di Conversano, tenutasi tra il 20 novembre 1803 ed il 5 gennaio 1804. Il dottor Antonio Fanizzi ha illustrato con notizie storiche e con immagini le suddette chiese e altri luoghi che Conversano, la memoria di antiche sedi di culto della città e che per vari motivi sono poi scomparse. Assessore, oggi parliamo di chiese scomparse e comunque di patrimonio artistico e monumentale della città. Lei ha il delicato compito di amministrare con il suo assessorato il comparto. Quali sono le azioni che porrà in essere? Allora, innanzitutto stiamo catalogando, la ringrazio per aver detto il patrimonio, ci ha dato come patrimonio importante quello delle chiese che noi riteniamo strategiche, anche perché abbiamo oltre 62 chiese protette dalla soprintendenza solo nell'agro di Conversano, che potrebbero diventare, anzi dovranno, secondo il nostro programma urbanistico generale, perché poi anche il patrimonio fa parte di quella che è la rigenerazione di tutto il patrimonio urbanistico, il patrimonio presente sulla parte urbana del paese, diventeranno il valore su cui puntare l'attrattività turistica. Abbiamo iniziato a catalogarle, abbiamo iniziato a vedere quali sono gli interventi necessari, stiamo lavorando in stretto contatto con la soprintendenza, già abbiamo iniziato a valutare la chiesa di Padula per esempio, ma ci sono parecchie chiese rupestri, rurali, nascoste da rigenerare, le stiamo incrociando con quello che è anche un altro patrimonio, che è quello ambientale, quindi le chiese vicine ai patrimoni ambientali, quelle che sono la Gravina piuttosto che la Riserva, potranno godere di spazi attrezzati vicino. Stiamo in cerca di fondi perché sono necessari importanti fondi. C'è il convento dei Cappuccini, che è un'altra bellissima struttura che merita di poter essere riaperta al pubblico, e di qui stiamo cercando di dare un po' di spinta a finanziatori privati, perché ben vengano anche fondazioni e finanziatori privati che vorranno accogliere magari questa nostra richiesta di contribuire alla ristrutturazione, perché il patrimonio di Conversano è stupendo, l'hanno mantenuto per tanti anni, oggi noi abbiamo il dovere di rimetterlo in piedi e di rimetterlo lasciarlo libero per la fruizione a tutti quanti. Grazie assessore, buon lavoro. Grazie a voi. Dottor Fanizzi, oggi siamo qui nel Castello di Conversano per presentare una delle numerose attività promosse dai volontari del FAI di Conversano e Monopoli. Parliamo nello specifico di chiese scomparse e tracce della loro esistenza nel territorio di Conversano. Esiste una stima approssimata sul numero delle chiese in questione? A quale periodo della nostra storia risalgono? E a chi sono appartenute? Beh, le chiese scomparse sono tantissime, questa volta ci occuperemo solo di quelle del centro storico naturalmente, non di quelle scomparse nella campagna, ce n'erano tantissime, di alcune proprio non sappiamo dove fossero collocate, così come di qualcuna che è nel centro storico. Non ho idea del numero quale possa essere, però sono molto interessanti queste costruzioni perché sono la testimonianza della religiosità dei nostri concittadini, delle nostre passate generazioni. Sono importanti anche sotto l'aspetto economico, perché a queste chiese erano collegate una massa di beni destinati alla celebrazione di messe,
altre cerimonie religiose, quindi ecco, c'è un tutto un mondo da scoprire, e scopriremo queste chiese scomparse attraverso le labili tracce rimaste. In qualche caso purtroppo non ci sono neppure le labili tracce, quindi è questo l'argomento di questa serata che speriamo che possa interessare il pubblico e i nostri concittadini. Grazie tanto professore, buon lavoro. Quali i prossimi appuntamenti in agenda? In realtà ora ci prendiamo un momento di riflessione, stiamo un po' organizzando questo gruppo di volontari su Conversano e quindi raccoglieremo proposte nuove, cioè la cisterna incontrata a Boschetto, quella sicuramente è uno dei prossimi impegni che vorremmo affrontare, come anche i laghi di Conversano. Le idee sono in realtà tante, dobbiamo un attimino organizzarci e mettere un po' a fuoco i prossimi impegni. Sicuramente faremo delle iniziative per giornate di autunno a ottobre prossimo e probabilmente faremo qualche altro evento anche a fine estate. Grazie tanto. Prego, grazie a voi. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato a Taranto all'inaugurazione dell'edizione 2019 della Biennale della Prossimità. Nell'occasione la Regione ha presentato la consultazione pubblica sul piano strategico Taranto Futuro Prossimo, su come rendere Taranto città europea connessa, viva e intraprendente. I cittadini, connettendosi al sito partecipazione.regione.puglia.it, potranno dire la loro sul piano strategico elaborato con l'Agenzia Regionale Strategica ASET. La consultazione proseguirà fino al prossimo 10 giugno, culminerà nei giorni di Medimex, la manifestazione musicale che Regione Puglia e Puglia Sound organizzeranno proprio in città. I temi affrontati del piano strategico Taranto Futuro Prossimo vogliono promuovere assieme agli attori locali e al comune uno sviluppo sostenibile, in grado di restituire benessere e qualità della vita durevoli nel tempo alla popolazione di Taranto. I temi che saranno sottoposti a consultazione sono ambiente, diversificazione produttiva e promozione di impresa, ricerca e formazione, cultura, servizi di cittadinanza e qualità della vita. Apollo 50, sabato 18 maggio 2019 alle ore 18 a Conversano, nella sala conferenze del Castello degli Acquaviva d'Aragona, ospite della Società Astronomica Pugliese e del Maggio Conversanese, Patrizia Carabeo. Astrofisico di fama mondiale, ha presentato il suo ultimo lavoro editoriale, Conquistati dalla Luna, storia di un'attrazione senza tempo. Il famoso astrofisico che ha diretto un importante centro di ricerca, INAF, a Milano e che per i suoi meriti scientifici sulla comprensione delle stelle di neutroni è stata insignita nel 2009 del Premio Nazionale Presidente della Repubblica. Parte nel suo saggio proprio dall'esperienza pugliese vissuta lo scorso 27 luglio a Castel del Monte, invitata per una conferenza dalla Società Astronomica Pugliese e dal Polo Museale della Puglia in occasione dell'eclissi totale di Luna. Professoressa Carabeo, lei nel suo libro, oltre all'aspetto puramente scientifico, tende a sottolineare l'effetto e il fascino che la Luna da sempre sortisce sugli abitanti della Terra e sull'immaginario collettivo. Ma certo, perché noi umani siamo tutti affascinati dalla Luna, quindi per questo ho deciso di intitolare il libro Conquistati dalla Luna, perché noi pensiamo di avere conquistato la Luna perché 12 astronauti hanno camminato sulla Luna, ma in effetti è la Luna che da sempre ha conquistato noi. Ancora, nel suo libro considera la Luna bella e fragile. La Luna è bella e fragile perché il vero problema è che se noi volessimo iniziare uno sfruttamento della Luna dovremmo stare molto attenti a non inquinarla e a non rovinarla. Ma la Luna ci ha fatto anche scoprire quanto sia bella e fragile la Terra, perché il movimento ecologista è nato dalle bellissime foto che le missioni Apollo hanno ripreso della Terra.
questa palla blu scintillante contro il nero del cielo, e quindi tutti si sono accorti di vivere in un paese bellissimo e fragile. Il nostro pianeta va protetto. Prossimi appuntamenti con la scrittura? Vedremo. In fattura un rifacimento di un libro che aveva scritto mio marito, che si intitola I marziani siamo noi. Il libro va aggiornato perché è stato scritto quasi 10 anni fa, e quindi questo è il mio prossimo appuntamento. Grazie professoressa, vi auguriamo buon lavoro soprattutto e alla prossima volta. Grazie a voi, è sempre un piacere venire a trovarvi. Presenti all'evento i volontari del Comitato Provinciale di Bari per l'UNICEF, che in collaborazione con l'ospedale Giovanni XXIII del capoluogo pugliese hanno presentato le pigotte, le famose bambole di pezza dell'UNICEF che salvano la vita dei bambini. Ai nostri microfoni la referente Rachele Calabrese spiega il significato della loro presenza. Chiediamo alla signora Rachele il perché di queste pigotte. Allora, la pigotta spaziale in particolare è stata creata per questa occasione e ci hanno chiesto in particolare di rappresentare Samantha Cristoforetti, perché comunque una testimonial sulla terra e nello spazio dei diritti dei bambini. Infatti a noi piace questa idea, perché i volontari UNICEF vogliono che i diritti dei bambini siano rispettati a 360 gradi. In questo caso andiamo oltre la terra e quindi abbiamo accolto veramente l'invito del presidente Paolo Minafra, che ci ha offerto questa occasione e non potevamo dire di no. Poi ci ha detto che venivano illustri astrofisici come quella professoressa che stasera mi ha incantata e ha acceso la mia curiosità bambina che non si sopisce mai. Quindi è bello partecipare con le pigotte a questi eventi, perché comunque servono alla nostra mission. Per ogni pigotta adottata, che sia normale o sia Samantha Cristoforetti, una vita viene salvata. È una causa molto importante. È una causa importantissima. E poi nel kit salvavita l'alimento principe è quello che usano gli astronauti durante le loro missioni. Così. È stata molto chiara, grazie mille e buon lavoro. Sì, grazie anche a voi che siete sensibili alla nostra causa. I rappresentanti di Iniziativa Democratica, sezione di Conversano, sabato 18 maggio nella sala convegni del Monastero di San Benedetto a Conversano, hanno incontrato l'assessore regionale Alfonso Pisicchio, candidato alle europee che si terranno il prossimo 25 giugno. Presenti il sindaco della città di Conversano, avvocato Pasquale Loiacono, il vice sindaco e assessore ingegner Tania Fanigliulo, i consiglieri comunali Isabella Maturi e Andrea Colapinto. Ha introdotto dibattito la dottoressa Ilaria Di Palma. L'Unione Europea è più vicina a noi di quanto immaginiamo e offre tante opportunità, ha detto l'assessore Alfonso Pisicchio. In Puglia l'intervento dell'Europa, tramite i suoi fondi, ha permesso di raggiungere ottimi risultati in vari settori, dall'infrastruttura al turismo, dal sociale alla cultura, dall'ambiente ai trasporti. La bellezza fa parte della nostra terra, fa parte della nostra popolazione. È ovvio che è tutto collegato con un collegamento diretto con il territorio e l'Europa. La triangolazione è territorio, quindi istituzioni locali, regioni ed Europa. E mai come in questo momento è fondamentale andare a votare, perché l'Europa è molto più vicina di quello che in realtà i cittadini pensano. Cosa chiederà l'onorevole Alfonso Pisicchio in caso di elezione al Parlamento europeo e qual è il provvedimento che porrà l'attenzione di Bruxelles da subito? Ma noi abbiamo tante situazioni che vanno guardate con la giusta dimensione. Noi abbiamo un mezzogiorno che ha bisogno di essere riconnesso al paese, non soltanto al nostro paese Italia, ma anche all'Europa.
noi come Puglia, come territorio pugliese, abbiamo tutto l'interesse che il Mezzogiorno vada avanti nelle sue dinamiche, che sono quelle ovviamente dei servizi, quelle dell'ambiente, perché avere un ambiente che dia la possibilità di avere i luoghi migliori significa avere anche sviluppo, significa avere turismo, significa avere quella storia e quella cultura che noi, il nostro popolo, il popolo pugliese, ha. Grazie mille. Grazie a voi. Storie di pietre, Conversano e dintorni. Lunedì 20 maggio 2019 alle ore 17.30 nella sala consigliare del comune di Conversano, la professoressa Guglielmina De Gennaro, dirigente scolastica del secondo circolo didattico via Firenze, scuola capofila di una rete di scopo costituita dalle istituzioni scolastiche del territorio e da numerose associazioni culturali, ha presentato alla cittadinanza i percorsi formativi dell'intero piano integrato PON, potenziamento per l'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed in particolare quelle avviate nell'anno scolastico 2018-2019. Buonasera, oggi lunedì 20 maggio 2019 siamo qui riuniti tutti i docenti, genitori, esperti esterni, tutor e figure aggiuntive, ovviamente dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, perché stiamo qui per presentare il progetto PON FSE, misura 10.2.5C, potenziamento del patrimonio culturale e artistico del territorio. E il nostro progetto è denominato esattamente Storie di pietre, Conversano e dintorni. Si tratta di un percorso che abbiamo realizzato in rete, infatti è un PON, appunto, un piano integrato, quindi in rete con altre scuole del territorio, esattamente la scuola Carelli Forlani, i licei San Benedetto e l'IPSS IPSEO a Modugno de Lilla di Conversano e Polignano. Oltre alle scuole è coinvolto il comune partner, quindi, di questa nostra rete, il comune di Conversano, nella persona dell'avvocato Lo Iacono, e altre associazioni del territorio quali IC Locus Est, Historia Patria, ancora abbiamo comunque la Fondazione Maria e Francesca Marangelli, la Soprintendenza Archeologica alle Belle Arti e alla Tutela del Patrimonio di Bari, insomma una serie di associazioni culturali del territorio che hanno voluto essere presenti e hanno partecipato come partners al nostro progetto in rete, al nostro accordo di rete costituito nel 2017. Si tratta di un percorso ampio, articolato su due annualità, è un progetto complesso infatti che prevede 9 moduli nel primo anno, 11 nel secondo. Effettivamente sono tutti moduli specifici, ogni scuola ne ha 2 o 3 nell'altra annualità e sono tutte tese appunto a promuovere nei nostri alunni la conoscenza, il rispetto, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale del territorio, come forma di esercizio di cittadinanza attiva, consapevole, responsabile nell'ambito dell'educazione alla legalità in senso lato. Quindi diciamo che gli esperti esterni sono coinvolti in misura notevole e poi magari li nomineremo uno ad uno perché li presenterò singolarmente e dobbiamo dire veramente un grazie sentito alla segreteria del secondo circolo didattico via Firenze di Conversano che io ho l'onore di dirigere, segreteria che dicevo si occupa di lavorare e di operare concretamente sulla piattaforma GPU Indire che è piuttosto complessa e farraginosa, quindi dobbiamo, anche perché siamo noi come scuola che redigiamo i bandi, reclutiamo esperti esterni, interni, quindi tutor, figure aggiuntive e quant'altro, e quindi siamo responsabili della gestione a tutto tondo di questa progettualità ad ampio spettro. Ancora vogliamo ringraziare sicuramente il comune di Conversano, ringraziamo i genitori, tutti i genitori che ci hanno dato la possibilità di far partecipare i loro alunni, i corsisti, quindi numerosi nelle varie scuole e devo dire in un progetto che è concentrato in un bimestre, perché parliamo dei mesi di maggio e giugno, la seconda annualità comincerà invece a settembre. Insomma, noi ci auguriamo che davvero i nostri esperti ci conducano attraverso le loro presentazioni multimediali
nel loro mondo e ci lasci e si e ci facciano incantare, in effetti ci permettano appunto di calarci in maniera agevole e consapevole nel loro suggestivo ed emozionante mondo delle storie di pietre. Grazie a tutti. Io devo dire che questo PON, no, è un intervento finanziato dai fondi europei, si pone in continuità con un'attività che noi della Carelli Forlani avevamo già iniziato dal principio dell'anno. Io sono dirigente dal 1° settembre. Una delle prime cose che ho fatto e che mi ha dato più soddisfazione è stato organizzare un corso di formazione per docenti, ma anche per la cittadinanza di Conversano, dedicata proprio all'archeologia del territorio conversanese, dall'antichità al Medioevo. Abbiamo avuto gli interventi di professori dell'Università di Bari, di esperti locali e poi delle visite in loco, cioè sui siti archeologici di Conversano oppure di Castiglione e al Museo Archeologico. Quindi io direi che questa attività che presentiamo stasera si inserisce molto bene in questo filone, il filone di una riscoperta per valorizzare il patrimonio locale, per conoscere e valorizzare il patrimonio locale. Grazie tante, professore. Grazie a voi. Vice Sindaco, qual è l'idea della promozione del patrimonio artistico della vostra città e quali le azioni che sta ponendo in essere il suo assessorato? Sì, buonasera a tutti, sono lieta di essere qui in questa occasione dove tutte le scuole si sono riunite a rappresentare questa manifestazione Storie di Pietra, Conversano e dintorni. È una manifestazione che valorizza il nostro territorio, il nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Noi come amministrazione ci stiamo impegnando in prima persona nella valorizzazione del nostro patrimonio, anche perché è uno delle il patrimonio è una delle basi per dare slancio alla nostra città, vista come città culturale e città turistica. Stiamo mettendo in atto una serie di progetti per poter valorizzare, a partire dal castello e quindi dagli ambienti del nostro castello, per valorizzare i nostri luoghi e metterli a disposizione non soltanto dei cittadini ma di tutti, anche prevedendo un collegamento in rete con le città limitrofe. Grazie. Grazie a voi. Questo è tutto, grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima edizione.